Avvocato Di Girolamo, ecco, oggi incontro con il sindaco di Rendini, cosa è emerso da questo incontro? Ci sono buone possibilità? Allora, stiamo cercando noi di trovare una transazione, soprattutto perché ci sta anche a noi a cuore la situazione dei dipendenti del comune di Rendini. Naturalmente abbiamo fatto una proposta fattiva per cercare di chiudere la cosa, dove c'è una grande buona volontà manifestata da parte nostra, ora vedremo se l'amministrazione manifesterà altrettanta buona volontà. Si prevedono tempi tecnici lunghi? Questo lo deve chiedere al sindaco, perché dipende da loro. Noi, i tempi nostri sono tempi rapidissimi, dal sindaco poi dipende se saranno rapidi o meno. Su per giù che ipotesi si tratta? E ne parli col sindaco e veda lui, perché noi la proposta l'abbiamo fatta, loro devono valutare se accettare o no questa proposta, che è molto ragionevole perché fa risparmiare molti soldi al comune di Rendini e sistema soprattutto immediatamente tutta questa problematica che c'è per i dipendenti, che non è dipesa da noi, ma dal fatto che non sono stati rispettati l'ordine dei pagamenti per quanto riguarda le spese non essenziali del comune. Quindi il giudice del tribunale ha adottato una decisione che purtroppo stava nella legge, perché così ha stabilito la Corte Costituzionale. Tutto qua. L'offerta vantaggiosa proposta dall'avvocato De Geronimo consisterebbe nel fatto che il debito di 4 milioni e 300 mila euro passerebbe a 4 milioni, per cui De Geronimo rifiuterebbe la somma di circa 300 mila euro. Inoltre 2 milioni e mezzo verrebbero pagati con il prestito che il Comune accenderebbe con la Cassa Depositi e Prestiti, mentre il resto della somma il Comune lo pagherebbe con rate mensili di 50 mila euro. La proposta fatta dall'avvocato De Geronimo al sindaco di Rendini prevede anche che il Comune ritiri l'opposizione fatta in Cassazione per l'annullamento del debito. Una spada di Damocle quindi sulla testa del sindaco, considerato che la concessione di questa contribuirebbe a mettere in seria difficoltà l'amministrazione comunale, che a sua volta potrebbe essere chiamata a rispondere per danni erariali.